Tutte in campo le 5 abruzzesi di Serie D, in una giornata, la 14ª, nella quale sono due i rinvii, Rieti-Montegiorgio e Recanatese-Matese. Proprio Montegiorgio e Matese dovrebbero tornare in campo il 7 febbraio in occasione della 16ª giornata e i rispettivi match del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro Fiuggi e Giulianova saranno rinviati. Per Montegiorgio-Fiuggi c'è già l'ufficialità. L'unica squadra scesa finora regolarmente in campo è il Castelnuovo e accadrà anche domani a Tolentino perché la squadra di Mosconi, ai box da due giornate per un paio di casi Covid, tornerà a giocare. Negativi i tamponi effettuati ieri dalla squadra cremisi. La squadra di Fabio invece, in trasferta spesso rende al meglio, vuole difendere il primato dall'assalto del Campobasso che ha due partite in meno e gioca sul campo dell'ultima della classe. Castelnuovo privo di Gentile e dello squalificato Sbarbati. Dovrebbe dunque puntare ancora su Fagioli centravanti, sostenuto da Di Ruocco, Emili e De Giglio, ma anche su una condizione atletica e un ritmo partita superiori rispetto al Tolentino. Medita riscatto il notaresco dopo il mezzo passo falso nel recupero con la Vastese. L'impegno però è molto ostico, trasferta al Ditella di Vasto Girardi. Freddo e altitudine, 1200 metri, saranno due ostacoli in più. Non bastasse la qualità della squadra molisana tra le rivelazioni di questo campionato e nelle cui fila milita il capocannoniere del girone, Mercai. Fondamentale per il tecnico Epifani il recupero di Marchioni, la cui assenza si è sentita in settimana. Rossoblù che sperano di lasciarsi alle spalle le polemiche sugli arbitraggi, ritenuti penalizzanti nelle ultime due partite e vogliosi di restare nella scia delle prime della classe. Dopo la giornata di stop forzato, torna in campo il Pineto, bisognoso di una vittoria contro l'Aprilia. In settimana nuovo innesto per il tecnico Amaulo, che ha accolto in rosa il terzino sinistro, classe 2000, Leonardo Mastrippolito, 41 presenze tra i pro con Bisceglie e Regina. L'allenatore pinetese presenta il match e parla della fase della stagione. Direi una partita importantissima perché poi viene dopo un periodo di inattività dove magari le altre squadre hanno giocato, quindi noi dobbiamo ritornare nel clima campionato dopo la buona prestazione con il Fiuggi, dove secondo me è mancata soltanto la vittoria, e ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa sfida importante con l'Aprilia, anche perché in una settimana abbiamo tre partite importanti, quindi siamo nel momento secondo me cruciale del campionato, dove per rientrare in corsa bisogna fare dei risultati importanti, ma io dico sempre che i risultati sono figli delle prestazioni importanti, quindi dobbiamo migliorare la prestazione, ecco, magari se essere più incisivi gli ultimi 20 metri e poi ecco, raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. A Genzano la Vastese proverà a prolungare il buon momento contro una Cinzia Albalonga scottata dal KO nel recupero col Campobasso. La squadra di Aderio è reduce della vittoria col Vasto Girardi e il pari di Notaresco, mentre la società prosegue l'opera di restyling della rosa, che al momento sta dando dei frutti. Così, negli ultimi due giorni sono stati annunciati l'attaccante Leonardo Franzese, il difensore centrale ex Teramo Filippo Capitanio ed un altro portiere, il classe 2001 Simone Equestre. Tra i laziali, out lo squalificato Di Cairano. Contro il Castelfidardo il Giulianova ha la necessità di sfatare il tabù Fadini e per farlo si affida al neotecnico Bitetto, già capace di far strappare i suoi un punto a Campobasso. Non ci sarà Campagnacci, Chiare, Scisso ed è andato via. Assenti sicuri Mariani, Demoleon, Ranellucci e molto probabilmente Ferrini e Barlafante. Insomma, è emergenza difesa con Danna nuovamente riadattato nelle retrovie, mentre le responsabilità dell'attacco ricadranno su Padovani Selin e De Cerchio. Tra i marchigiani, out lo squalificato un Giambè.